Quali sono veramente le differenze maggiori tra la parola di Dio e l'insegnamento della Chiesa Cattolica? Corrado, sono moltissime queste differenze, ma le principali, diciamo così, ne posso enumerare varie, per esempio l'autorità spirituale su cui fondiamo la nostra fede. Secondo, qual è la vera via della salvezza? È vero che Cristo è morto sul Calvario per il perdono dei peccati del mondo, ma come viene applicata a noi? Lì c'è una grande differenza fra i due. Poi il sacerdozio e il papato. Una grande differenza. Nella Bibbia non si trovano questi che sono i dogmi fondamentali della Chiesa Cattolica. Il modo del culto, di pregare, nella Bibbia si trova che si prega solo a Dio, tutte le preghiere sono rivolte solo a Dio. Il fatto che non si possano fare immagini, mentre nella Chiesa dove ero io c'erano moltissime immagini e statue e la gente pregano a loro o pregano ai santi che queste statue rappresentano. Finalmente poi c'è diciamo così, i dogmi che si riferiscono alla Madonna, dogmi che sono fondamentali per la Chiesa Cattolica, ma non ci sono nella parola di Dio, per cui moltissimo viene attribuito alla Madonna che appartiene solo a Cristo. Però di tutti questi 5 o 6 che ho nominato, e ce ne sono moltissimi altri, direi che i due fondamentali da cui tutto il resto viene sono i primi due che ho menzionato. Nella chiesa in cui mi trovavo, nell'istituzione cattolica, l'autorità finale, benché accettino la scrittura come parola di Dio, l'autorità finale e suprema su cui si basa sia la fede, quelle che credono, sia le pratiche, è quello che dice il Papa, quello che insegna la Chiesa. E non ci possiamo neppure dare il permesso di chiederci, è veramente questo quello che Dio dice? È automatico, se lo dice il Papa, se lo dicono i vescovi, bisogna crederlo e bisogna farlo. E questa è quindi l'autorità suprema è fondamentale, è iniziale. Poi c'è quello veramente fondamentale, la via della salvezza. La Scrittura insegna chiaramente, non solo Gesù, non solo Giovanni, non solo Paolo e Pietro, ma tutto il tema della Scrittura, che è solo per grazia di Dio attraverso la fede in Cristo, è solo in Cristo che possiamo essere salvati. Mentre nella Chiesa Cattolica la salvezza è una cosa così complessa, il Vangelo è così complesso, Cristo è uno dei tanti, come nell'induismo, Cristo e la Madonna sono lì fra i tanti dei che i cattolici accettano, ma poi hanno tanti altri dei e tanti altri sorgenti, e poi non sono mai sicuri. E non possono essere sicuri perché non è basato su quello che Cristo ha fatto per noi, ma cercano di basarlo su quelli che fanno per Dio. E nessuno si sente mai sicuro di aver fatto abbastanza. Quindi queste due direi sono le due fondamentali da cui derivano tutti gli altri. Voglio aggiungere qualcosa di più. Alle volte si guarda la Chiesa cattolica da queste espressioni esterne e sembra cambiata molto, però se si considera la storia e la teologia, la Chiesa cattolica è molto più lontana dalla Bibbia, dall'insegnamento della parola di Dio oggi, che non al tempo di Lutero nel secolo XVI, perché i dogmi maggiori e meno biblici della Chiesa cattolica vennero dopo la Riforma, e la Controriforma. Difatti il dogma dell'infallibilità pontificia, dell'Immacolata Concezione, dell'Assunzione della Madonna corpo e anima al cielo, dogmi che i cattolici devono credere per la loro salvezza, se no sono eretici, avvennero dopo la Riforma. E questo rende un vero dialogo col cattolicesimo e il cattolicesimo come cristianesimo storico ancora più lontano dalla verità. Ora cercano di agire, di imitare gli evangelici, ma non è imitando la forma esterna che si diventa cristiani, quella che ci vuole è l'anima del cristianesimo, che è la fede totale in Cristo e Lui solo, e questo il Vangelo della grazia è stato perso dalla Chiesa cattolica e non l'ha ancora trovato.